l'hai fatto, brutto figlio di puttana. Pop 25! La volevate, la bramavate, la caldeggiavate, la chiedevate smaniando per vedermi soffrire di fronte a una scelta impossibile, io lo so, ma ce l'ho fatta! L'ho dovuta allungare 15 posizioni, ma ce l'ho fatta! La lista di quelli che scommetto sono di sicuro i migliori del decennio, perché... o dico io, no, non funziona esattamente così. Sono, anche in questo caso, i miei preferiti, come al solito. Comunque, chiunque chieda perché non ci sia un film di supereroi, per quanto alcuni, lo sapete, mi piacciono, o un film di Michael Bay, verrà preso e torturato per 752 anni nelle segrete del mio castello su Saturno. Direte voi, scusa Harry, ma Saturno non ha una superficie solida, dove starebbe? Ah, avete studiato, vedo, bene. Ma il mio castello vola. Benvenuti su WatchMojo Italia e iniziamo. Ah, ve lo dico subito, data la lunghezza, per scioglierla un po' sarà fatta di recensioni un po' alternative, diciamo. Alla numero 25, non pensavo che avrei mai detto questa cifra. Skyfall. Impossibile per me non celebrare una delle mie saghe preferite, grazie al miglior signor Bond di sempre. Lo dico, che deve essere glaciale come Daniel Craig, che però in questo film, oltre che ammazzare 3 persone al secondo per tutta la pellicola, apre anche il suo di cuore, oltre che quello degli altri, mostrandoci il lato umano del Terminator umano più efficiente, in una struggente storia di inseguimenti spettacolari e rapporti di amicizia con la vecchia mentore M. Davvero toccante interpretazione di Craig, che più cazzuta non si può. It's a Skyfall and a Cowboy. E alla numero 24, Nightcrawler. Jake Gyllenhaal, dopo 7 anni senza mangiare, vedendo soltanto il suo Prince of Persia, diventa così, pesante 20 kg e pazzo come non mai. Dubito, reciti in questo film, secondo me diventare in quel modo ti fa smatta naturalmente. Il suo Lou è uno dei personaggi più luciferini, appunto, vili e viscidi della storia del cinema, per il quale vi troverete a tifare, ovviamente, incarnando tutta la perversione della nostra società morbosamente attaccata alla notizia senza fonti e al macabro. È una storia notturna, malata e senza speranza, esattamente come il nostro mondo. Immenso, e lui sta benissimo, proprio. Alla numero 23, Your Name. Le nippo musichette con le chitarrone J-pop in sottofondo che non c'entrano niente, ma che loro metterebbero anche in un film sugli orrori della prima guerra mondiale, penso, provano in tutte le maniere a farti dire che no, lo stai odiando questo film, ma non è possibile. La bella regia e l'animazione come mai si è vista, grazie al lavoro superbo di Shinkai, battono il dannato J-pop e le scene smielate in un rapporto di scambio di corpi davvero interessante tra due giovani ragazzi speciali in un mondo mezzo di fantasia. Dio santo, si può essere più giapponesi di direte voi, no, ma in questo caso è un massimo della giapponesitudine in positivo, ecco. No! Alla numero 22, The Witch. Già detto tutto quanto, direi nella top dei migliori horror del decennio, che se recuperate mi fate felice, se non lo fate vi faccio fare la fine della famiglia di The Witch. In pratica c'è un caprone che passi tutto quanto il film a dire, ma dai, io capisco tutto, ma figuriamoci se è lui il diavolo. E a fine film scopri che il caprone è lui il diavolo, che l'ha messa in quel posto a tutti quanti, insieme a Robert Eggers, promessa della regia indiscutibile, si mette a inscenare quadri di Goya sullo schermo. Se vi piace Goya e vi piace il diavolo, vi piace questo film. È alla numero 21, Dunkirk. Se non ci mettevo Nolan mi stava un pochino brutto, però visto che Inception è figo ma un pochino mi scogliona, vado di Dunkirk. Ah, ma come? Inception non si tocca, basta! Vabbè, okay. Come al solito da Nolan non ci si aspetta altro se non linee temporali sovrapposte che non ci capisci una mazza fino a 3/4 film. E queste sono fatte così bene, pensate che ci capisci qualcosa a metà film. Addirittura un bel traguardo, pazzesco per montaggio e regia, la storia è di guerra e toccante, soprattutto per il solito Tom Hardy, ma in questo caso guardo più a scene spettacolari come il bombardamento, la sequenza implanata per salvare la nave. Ragazzi, quelli sono effetti speciali. Li vedete? No che non li vedete, perché sembra vero, è una cosa assurda! E alla numero 20, Prisoners. Primo dei 40 film di Villeneuve in lista, ve lo dico subito così poi non vi lagnate. Ah, ma chi è questo francese bastardo che vuole? Anzitutto è canadese e poi vuole salvare il cinema semplicemente dirigendo i film più fighi di sempre. Si è passato tutti quanti i generi, ne ha tirato fuori il meglio da ognuno. In pratica questo è il suo crime thrillerone con tanta gente disperata. Paul Dano nella parte del pazzo, ma va, sempre bravissimo. Jake Gyllenhaal, che beh, Jake Gyllenhaal insomma è un mito. Per un film che più ansia non si può, cupo e con un finale meglio di quello di Inception, personalmente
I thriller si fanno così, grazie. E alla numero 19, Il filo nascosto. Non poteva non esserci un film di Paolo Tommaso, figlio di Andrea, che come al solito, se non dirige Daniel Day-Lewis, si mette in un angolo e non parla con nessuno, finché non fanno firmare il contratto all'attore, che infatti alla fine si è anche stufato e ha detto: ok, va bene, ultimo film, però poi non mi spacchi più le balle, va bene. E l'accoppiata funziona, però, come al solito, grazie anche alle musiche estranianti del solito Johnny Greenwood, a completare il terzetto di disadattati artisticamente validi. Un tizio fa abiti, li regala a donne, poi si incazza con loro, ma loro si incazzano con lui ancora di più. Notevole. Alla numero 18, Whiplash. J.K. Simmons è impazzito dopo aver recitato nella parte dello psicologo della polizia in almeno 753 serie TV, più forse un altro paio che non ricordo, perciò per vendicarsi adesso è nella parte di quello che la gente ce la manda dallo psicologo. Miles Teller ci dimostra che saprebbe anche recitare se non facesse quasi solo cagate in un film che, dire che è diretto bene da Chazelle e montato anche meglio, sarebbe veramente poco. Frenetico, batteristico, volano piatti sulle gengive della gente, vive la musica, la canzone finale, cara, la vedete, cioè vi inchinate gridando al miracolo. Alla numero 17, The Tree of Life. C'è Brad Pitt in slow-mo che cresce un figlio con criptiche poesie recitate in sottofondo, il tutto alternato ovviamente a quello che sarebbe più naturale metterci in questi casi, no? Ossia scene chiaramente di creazione dell'universo, rivoluzioni planetarie con canti gregoriani in sottofondo. A me sembra assolutamente tutto quanto chiaro, chiaramente lo sembrava Terrence Malick che fa questo genere di cinema, quindi c'è poco da lamentarsi, io direi per fortuna. Alcuni, so, potrebbero chiamarli smaronamento di coglioni, io li chiamo film belli. E questa ve lo dico la versione velocizzata. E alla numero 16, The Neon Demon. Anche qui, già detto tutto quanto, di neon ce ne sono tanti, di demoni pure anche se tutto quanto è piuttosto metaforico, questo è sicuro, tra modelle che mangiano altre modelle per diventare belle, follie simili, e Keanu Reeves, tanto perché, che senso ha fare un film se non ci infili Keanu Reeves? Refn torna con un altro bel film in stile Refn, che ha forse il più forte quantitativo di refnaggine della storia, però girata con un senso, non come in Solo Dio Perdona. Io non perdono, dopo aver visto un film come Solo Dio Perdona. Perdono Refn se si fa perdonare con The Neon. Che cazzo sto a dire? E alla numero 15, Il discorso del re. Ah, c'è un re che fa un discorso, è molto bello, però lo fa alla fine perché ci mette un'ora e tre quarti per imparare a mettere in fila tre sillabe. Ma vi giuro, non troverete altri film che vi rendano umanamente superbo il combattere la balbuzie e l'insicurezza. Capitan Barbossa riciclatosi come logopedista fallito dopo aver concluso la carriera da pirata è una roba unica. Il titolo è azzeccato effettivamente perché alla fine il re lo fa, sto discorso, con la settima di Beethoven dietro, e a te vengono i brividi. Alla numero 14, Drive. Ah, altra volta Refn, Ryan Gosling guida in questo film su un tizio che guida anche piuttosto bene. Parlare, quello assolutamente non se ne parla. Spiccicherà tre parole in tutto quanto il film, tra cui due sono appunto "io guido". Alla domanda "che fai nella vita?", per giustificare il titolo del film, anche in questo caso capirete che Refn ha goduto come un riccio nel fare una pellicola del genere, con ritmi che si scandiscono in ere geologiche. Gosling imprime nella cultura pop il suo marchio di fabbrica di massimo un'espressione, tra l'altro depressa. Guida, picchia, bacia, ariguida, piglia le botte in un film visivamente unico che incorona Refn come re della categoria di film alla Refn, perché appunto lui è Refn. Alla numero 13, Steve Jobs. Fassbender sinceramente non gli somiglia troppo, ma quell'uomo sarebbe credibile senza trucco anche nella parte di una locusta aliena, non lo so. Boyle ci mette il suo montaggio temerario fatto di sonoro che va e viene, musiche evanescenti, sale che applaudono mentre gente sta chiacchierando in altre scene, robe varie, mentre Stewie litiga con tutti prima di ogni presentazione di un prodotto Apple, insomma non gliene va bene una, rivelando l'uomo, lo stronzo, il genio dietro al mondo di oggi. È un film dal montaggio incredibile, la storia ancora più commovente. Se, come penso che sia, vivete sul mio stesso pianeta, tremerete alla fine. È la storia di oggi. Alla numero 12, Contagion. Tutti si pigliano il raffreddorino, soltanto che a sto giro camomille e pleddino non bastano a non farti schiattare tra atroci sofferenze. Ed essere un attore famoso non ti mette al sicuro. Un cast enorme, celeberrimo, ma crepano tutti, tutti quanti. Pazzesco. Uno dei migliori colpi di scena non voluti della storia. Kate Winslet e Gwyneth Paltrow sono per caso mai morte in un loro film? No, appunto, in questo ha voglia se schiattano. Soderbergh prevede un futuro futuribile, oddio, speriamo di no, girato come un fantastico documentario su un contagio mondiale. Freddo e umano, la morale è che quando si starnutisce la mano va davanti alla bocca.
Hellorai Water. Bello, il Texas, ma non ci vorrei vivere. Posti desolati. Per un altro film scritto da Sheridan, vedi anche Wind River, superbo, e Sicario, insomma un tipo a cui piace la gente che si tira con lo schioppo sulla faccia in posti dimenticati da Dio, ma qui Dio ha dimenticato anche l'uomo, direi. Due peggiori rapinatori di banche della storia, tra cui un capitano Kirk ormai finitissimo, si fanno inseguire dai due peggiori Texas Ranger della storia, tra cui un Jeff Bridges ormai finitissimo e quasi in pensione tra l'altro, che però non schiatta, pazzesco. Scappa e rincorri desolante per vite desolanti in ambienti desolati, un film che, come dire, è bello. Alla numero 10 c'era una volta a Hollywood. Non si sa bene cosa, veramente, di sicuro non una trama, ma Quentinone la mette nel culone a tutti quelli che piangono quando non vedono una storia coerente. Ah, i film non si fanno così, che noia! Quanto dura! Tanto, tanto e tanto quanto cazzo pare a Tarantino, capito? Brad Pitt e DiCaprio nelle parti di Brad Pitt e DiCaprio che fanno cose a Hollywood, si fanno di acidi, picchiano la famiglia Manson e gli hippie per il piacere di tutti quelli a cui stanno sui coglioni gli hippie. A me ha colpito nel profondo, grazie a una storia che definirei autunnale, per fare il critico quello capito francese. A molti però invece questo film l'ha colpiti sui coglioni. A quelle persone non posso che dire: allora, se piagnucolate tanto, andatevi a vedere roba tipo, che ne so, Pacific Rim o quelle altre robe. Alla numero 9, Pacific Rim. Esatto. Pensate che sono uno di quegli scassaballe solo trame impegnate e deliranti a cinema francese? Ma figuriamoci, proprio sta ceppa. Qui ci sono i robottoni, i mostroni ciccioni, i neuroni, quelli pochi, i cagnolini bellini e i colori. Ognuno di noi ha un bambino di meno 3 anni dentro di sé che va risvegliato periodicamente con effetti speciali fotonici e botte da orbi su culi alieni fatte però bene. Questo film è questo, troppo divertente per non mettercelo. CGI dell'altro mondo, rivedibilità grande quanto un kaiju, penso. Alla numero 8, The Revenant. Anche chiamato quello che non schiatta mai, c'è DiCaprio che supplica di ricevere un Oscar proprio guardandoci negli occhi, prendendo una quantità di mazzate infinita, facendosi fare il massaggio da un grizzly e sparandosi sul collo, robe di questo genere. Insomma, tutto quanto ripreso rigorosamente con piani sequenza, senza stacchi, alla Inarritu, che mo fa soltanto i film così, parrebbe, e per fortuna direi, perché è una specie di roba tipo botto assurda. Fantastica argomentazione, Harry, bravo, roba tipo un botto assurdo. Beh, fa freddo, DiCaprio lo sente, quasi ci rimane, ma poi vive, no, però quasi muore, rivive, ed è bravissimo, lui pure, Tom Hardy, l'inseguimento dai panorami strazianti e stupendi più bello del decennio. È una profonda morale a favore della natura. Alla numero 7, il Grinta. Abbiamo un tipo grintoso, appunto, ma un po' rincoglionito, che compensa alcol in sangue e stronzaggine con tanta grinta, appunto. Matt Damon a fargli da salvavita. Una storia commovente di Jeff Bridges che, visto in lingua originale, parla, non so, una specie di incrocio tra l'aramaico antico, il proto-indoeuropeo e il venusiano. Di sicuro quello non è inglese, poi fate voi conti. Beve, spara, insegue Josh Brolin con una pedante bambina, anche loro pigliano tante botte. C'è chi dice che il western è morto. Se lo sentite, fategli vedere questo film, viva i Coen, e poi trucidate. Solo gli amanti sopravvivono. A me non sembra veramente, considerando che alla fine del film, letteralmente proprio all'ultimo secondo, due amanti muoiono. Comunque ci fidiamo, e lo stesso non vale nel caso dei protagonisti, perché sono due vampiri e grazie alla minchia che sopravvivono. Ma per poco hanno finito il sangue, infatti, e per la gente viva sta un pochino brutto, no? È per questo che Loki fa la rockstar e Tildona, Tildona, interrogandosi per 90 statici minuti su arte, massimi sistemi e senso della vita. Ma sono vampiri, quindi che minchia gliene frega? E invece a voglia se gli frega. Jarmusch è al top, ma tanto non l'ha visto nessuno questo film, rimediate. E alla numero 5, Maps to the Stars. Cronenberg lascia il mondo del cinema così, maledetto, con un film che, come dicono i recensori, quelli veri, è profondamente conturbante e altamente disturbante, altre boiate del genere. Pellicola su come la rincorsa verso l'effimero successo porti spesso all'autodistruzione e al nulla di contenuti nella propria vita, il che non è esattamente un bene. Significati profondi in un finale disperato che celebra di fondo la vita con la moglie di John Cusack che piglia fuoco a bordo piscina e lui quindi si mette a sedere su una sdraio in catalessi contemplando l'infinito. Fantastico. Un aggettivo? Autocombustionantemente dissonante. E che significa? Sicario. I messicani cattivi spacciano droga e gli americani buoni li ammazzano tutti quanti mentre lo fanno.
Sì, non è esattamente così. La storia reale è un film che più grigio non si può in una frontiera geografica e di modi di intendere la società in cui bene e male si cancellano a vicenda, sempre Sheridan, sempre Villeneuve, che scrivono e dirigono un film su una delle aree personalmente più interessanti al mondo, ricco di grandi personaggi, tra cui un benissione infinito in una storia senza pietà. La scena del tramonto vale da sola un Oscar al miglior... tutto! Arrival! Sono arrivati! Ma non ci vogliono scotennare. Già vincerebbe il premio per l'originalità questo film di Denis Villeneuve. Ancora Villeneuve, basta, basta! No, no, è tratto da un racconto di Ted Chiang. Stupendo, ed è meglio del racconto, che non succede quasi mai, ma qui sì. Anche solo per come sono riusciti a rendere la parte visiva degli eptapodi, delle loro navi e della loro scrittura concentrica. È una roba epocale, visivamente e contenutisticamente, per un appassionato di spazio e linguistica come me, è il massimo. Alcuni potranno dire, che noia! E voi sparategli in sottofondo la colonna sonora di Johan Johansson. E alla numero 2, Mad Max. C'è Max, che è un sacco mad, si ritrova in un problemino di faide australiane post-apocalittiche in cui tutti quanti sembrano essere comunque lievemente più mad di lui. Insomma, è una gara a chi smatta di più e a chi farà vivere questo mondo contro un cattivo, veramente cattivo, ma peggio di quello di Action Man. Grandi speranze, una sequenza di macchine che esplodono, inseguimenti infiniti, tutti quanti artigianali, in pratica con Miller che dice effetti speciali, ma anche no, grazie, per il miglior film d'azione di sempre. Qui lo dico, qui non lo nego, è un Max da tre parole e un ruolo memorabile a fianco di una furiosa Charlize Theron. E come dice il suo nome, è un sacco furiosa, un sacco incazzata e anche bravissima. E alla numero 1, oh, Transformers, l'era dell'estinzione. Cosa? Diranno in tanti. Che mi stai prendendo per il culo? Sì, alla numero 1, vera, Birdman. Michael Keaton risorge con Inarritu un'altra volta, che prende la cinepresa e si diverte a non spegnerla mai tutta di filato, almeno senza che ci accorgiamo dei tagli che, sì, sono fatti quando l'inquadratura si alza sul cielo o sulle pareti, per un film teatrale, su uno spettacolo teatrale recitato da attori la cui stessa vita sembra un dramma teatrale, ricerca di se stessi e del proprio scopo nel mondo della creatività. Regan Thompson vi commuoverà, vi farà urlare ma no, dai, proprio ora doveva succedergli così, vi farà ridere in una tragicommedia dell'assurdo sulla vita che più vera non si può, per quanto sia paradossale, dell'attore girata come vorreste che fosse girata la vostra di vita. Bene, e possibilmente da Inarritu, grazie. Allora, fatemi sapere qua sotto che cosa ne avete pensato, quali film avreste aggiunto, quali film avreste tolto, quali film magari mi odiate per averceli messi come nella top di ieri. Ah, oh, che cagata di top, bellissimo, mi piace quando i commenti sono così infervorati. E niente, spero gradiate, questo era il mio regalo di fine anno.